Io volevo solo far notare una cosa, un po' una lamentela. D'altra parte, se noi pensiamo alle cose dette oggi, specialmente per esempio a quelle dette dall'ingegner Verzelloni, che diceva come le imprese e i professionisti erano esposti a un grosso affaticamento legato ai problemi che sono stati elencati, e se pensiamo che, vi dico una cosa velocissima, in Emilia Romagna noi abbiamo perso 46.300 posti di lavoro nel nostro settore, il 27%, e tra il 2008 e il 2012, sempre in Emilia Romagna, la cassa integrazione guadagni è passata da 2,2 milioni a 11 milioni di ore. Allora, se da una parte può venire un attimo di perplessità sul fatto che su questi corsi, come si suol dire in economia, il cavallo non beva, ovvero l'imprenditore non approfitta come potrebbe e dovrebbe per fare apprendere ai suoi operai, ma talvolta anche per apprendere lui per primo, dobbiamo capire che siamo in una situazione di stanca incredibile, di preoccupazione, di dramma di molte imprese, per cui le risposte ai corsi che noi stiamo proponendo, a dire il vero, non sono così entusiastiche come si potrebbe immaginare. Sempre attraverso le sollecitazioni di Formedil, stiamo organizzando, anzi già in buon stato di organizzazione, la borsa lavoro. Perché? Perché abbiamo quasi la certezza che anche per causa di motivi, diciamo, di destrutturazione delle aziende, che non sono tema di oggi pomeriggio, ci siano molte imprese che operano in generale, ma ancora di più nel settore del cratere, i cui dipendenti, in regola per tanti versi, in realtà non abbiano delle preparazioni più specifiche di quelle che avrebbe un barbiere che ha deciso di fare il muratore perché come barbiere non lavora più e non incassa più. Noi con la borsa lavoro cercheremo di porre il più velocemente possibile a disposizione degli imprenditori un elenco visionabile da tutta Italia di tutti gli operai che purtroppo sono a casa e della loro specializzazione e dell'elenco dei corsi a cui hanno partecipato. Questo dovrebbe favorire gli imprenditori quando devono fare nuove assunzioni, perché succederà, dovrebbe favorire agli imprenditori in una ricerca più raffinata delle maestranze che servono in generale e soprattutto nel cratere.